Nell'ambito degli ambienti confinati, l'importanza di un addestramento specifico sulle attrezzature è assai rilevante. La specificità delle diverse attrezzature comporta la capacità da parte degli operatori all'interno degli ambienti confinati di poter operare per poter mettere in sicurezza i colleghi in caso di emergenza di malore. Operare in ambienti inquinati dovuti a inquinamenti organici o inorganici, in contenitori o vani tecnici in cui saltuariamente si accede a far manutenzione è un'operazione che deve essere valutata in maniera estremamente attenta. Le procedure aziendali appunto devono prevedere bonifiche preliminari, devono prevedere strumenti di monitoraggio della qualità dell'aria, di valutazione degli inquinanti prima di avere qualunque accesso all'interno dell'ambiente. Una volta che si accede all'interno dell'ambiente, con attrezzature che permettano l'estrazione delle persone senza far accedere quando possibile i soccorritori, quindi limitare al massimo il rischio derivante dalla presenza simultanea di più persone, è un po' quello che si cerca di perseguire dal punto di vista progettuale negli ambienti confinati.